Questa era un'idea che stavamo coltivando anche con Totò Negro prima che ci lasciasse, quella di avere dei momenti per costruire il gruppo tra tutti i dipendenti della sanità pugliese, perché sono 40.000 persone che non si conoscono, che non hanno momenti di socialità, quindi abbiamo pensato che la musica, che è un linguaggio universale, potesse essere un modo per fare delle piccole serate tra di noi e costruire questo spirito di squadra e di servizio nei confronti dei cittadini. Poi Totò purtroppo è venuto meno e quindi questa idea è diventata anche il suo ricordo, con grande semplicità. Lui era un buon musicista, un buon pianista, quindi abbiamo pensato di fare questa riunione al Petruzzelli e poi di utilizzare l'incasso della serata per dotare le hall degli ospedali che man mano stiamo costruendo di alcuni pianoforti, in modo tale che o i pazienti o i loro parenti o gli amici possano anche in modo garbato allietare la presenza dei pazienti con la musica. Niente di particolare, una cosa molto molto semplice e molto sentita. Era un uomo meraviglioso, era una delle persone migliori che abbia mai conosciuto. Questo ovviamente si dice sempre quando qualcuno va via, ma in questo caso, credetemi, è proprio la verità. La musica, come sappiamo, è sana medicina da sempre. Io ne sono stato un paziente fin dai primi anni della mia esistenza, devo dire che mi ha sempre salvato in tutti i momenti della mia esistenza e continua a farlo. Che dire, non mancate quella serata, perché assisterete non tanto alla mia performance, che bene o male si sa, ma soprattutto la performance di questi signori, che mi viene a dire solo una battuta: chapeau a tutti quanti.